partiamo ancora una volta dal rifugio Auronz e andiamo verso l'attacco della cima piccola di Lavaredo. Buongiorno amici, allora, come per la cima grande l'avvicinamento è uguale, bisogna infilarsi nell'intaglio tra la grande e la piccola e poco più avanti della partenza della via normale della grande si stacca la nostra. Oggi tentiamo la piccola della Lavaredo. Allora, per evitare la neve possiamo attraversare la targa lì. Ok, si deve fare un po' attraverso. Ah. Perfetto, dai, superando lo zoccolo per facili roccette, primo secondo, un po' più spostati dalla targa, ma provo a girarlo di qua. Eccola, perfetto. Ora torniamo al piano. No, qua che vuoi correre. Vedo un dialetto strano però. Sì. Trentino. Ah, ok, ora. Vallinone. Entra. Sì, sì. Qua sopra ci leghiamo. Adesso? Qua su. Un po' di adrenalina questa. Due chiodi con cordone, a questo punto qui ci leghiamo, facciamo le cose come si deve perché bisogna iniziare a salire in verticale proprio lassù. Quale? Quello. Non si dimessa. Non ho scritto un po' così. Certo, scritto un po' così. Scritto un angolo. Meritorio sosta, ma è tutto! No, un secondo. Stai riprendendo? Sì. Io ce l'ho qua. Come on, Johannes.
tiretto da primo per mettere un po' di pepe a questa salita. Mi sono fermato su un'andella di calata, adesso recupero l'oro e siamo già sulla spalla prima del cammino che è il tiro chiave. La tua sosta sarebbe qua? No, in realtà no. Questa non è una sosta, questa è un anello di calata. Qui non c'è sosta, per il tiro finiva su. Come? Ah no, è un anello di calata, mi dicono. Però si può usare. Mi dicono che è un anello di calata qua. Mi dicono. No, se no magari riesco a passarle e vado fino sotto il cammino. C'è una sosta sotto il cammino. Ja. Das habe ich gesehen. Ja, sì. Gracias. Sotica, abbiamo passato il tiro, il passaggio chiave. Ora sono poco dopo il passaggio chiave, l'ultimo cammino di terzo, che è questo qua. Abbastanza esposto, direi. Qui abbiamo messo le scarpette, però un po' più di sicurezza te la danno. Bene, ci vediamo tra poco. Lo spezzo qua, ho trovato questo ferro, perché se facevo il giro era un casino. Ma che panorama, ma che panorama c'è. Oggi siamo nell'avventura della piccola di Lavaredo. Mi trovo nell'ultima, praticamente ultima sosta, che dove dopo aver passato il cammino Sigmondi, c'è un altro camminetto di terzo, e siamo praticamente su, adesso a destra, si piega a destra e lo danno come primo. Direi che sta andando veramente veramente alla grande. Siamo quasi in cima, 11:41. Partiti, l'ora di partenza è sempre all'inizio del video. Che dire, sono veramente contento. Ci siamo un po' alternati, anzi, l'inizio l'ha fatto Thomas e dopo ho preso in mano io. E sono contento di aver fatto questo passaggio qua, era quello al quale ci tenevo di più, anche se ho usato il cordone, perché non mi vergogno neanche di dirlo. Però bene, sono contento. Adesso ci vediamo tra un po' in cima. A dopo. Eh? Io sono già alla croce, adesso recupero la corda. Oh, you changed your shoes? Sì. Your shoes? Sì. You changed it? Sì, sì. Ragazzi, siamo in cima, ecco qui, davanti a me la croce. Siamo gli unici, adesso loro due scendono. Noi ci godiamo un po' questo panorama a 360 gradi stavolta. No, perché c'è la grande qua. Bello. Grande. Sono contento. Oggi sono contento. Ieri un po' meno. Thank you.
non riesce più, che ha avuto un problema alla spalla, non riesce più ad arrampicare, ora fa solo ferrate praticamente. Ciao Vittorio, bravo. Questo lo devo fare. No, no, vieni qua! Ah, Dio bello! Auguroni, vecchio! Emanuele! Grazie, grazie. Da voi, stesimo compleanno, puntato da sopra con i miei fidati amici e compagni di avventure. Grande! Oggi fa 37 anni, ma non diciamo niente. Grazie di tutto! A voi! Cima della piccola! Da fissarci su troppo tempo. Che roba! Anche oggi Sassi Allegri del calore, ragazzi! Una bella coccinella! Coccinella è tutto, eh? Miriam Ferrari! Sì! Bella coccinella, lascio qua! No, qui da fastidio, dai! Metto qua! Sono un grosso! Thomas al lavoro sulla prima calata, sul caminetto un po' pieno di detriti, speriamo che non ci sia nessuno giù. Seconda calata, ci porta sotto il camino, Thomas all'opera. Ah no, dalla chiesetta alla macchina hai mezz'ora, anche meno, di più. Devi in testa? Top, grande. Era proprio questa. Era 15 più 10. Libera! Orario? No. 1 e 10. Altri quanti? 20, 25? 25? Verticale lungo fessure, due anelli cementati vicini, trovi quelli che dove c'era il cordone, che dove mi avete fatto sicuro, dove ho fatto rinvio, so. No, beh, qui salivo io già, no? Qui salivo io, sì, tu sei salito da là. Allora devi arrivare da dove mi facevate quello, poi hai l'ultimo, sempre un altro da 25 fin dove sei uscito te dalla traversata, quando sì, hai fatto quel lungo traverso, sì, sempre 25, adesso sono tutti da 25. Oh, la parete. Oh, 7000 calate anche oggi, dai, non ci facciamo mancare niente oggi. Penultima calata e dopo siamo giù in forcella. Dal canale che divide Cima Grande e la piccola, ora siamo su quella traccia iniziale che stamattina, che porta dalla chiesetta, quella che stamattina abbiamo risalito, e dopo lì dalla chiesetta mi fermo un panoramico delle tre cime e, ragazzi, che dire, giornata spettacolare, un bel temporale là in fondo.